Protagonisti di oggi, punto e virgola, due meravigliosi chihuahua di 3 mesi, vero Sì, Raffaele? hanno circa 3 mesi e mezzo. Proprio oggi che affrontiamo una razza così delicata, il tempo non Non ci ci aiuta, assiste, vero? assolutamente. Però noi cercheremo comunque di parlare di questi meravigliosi cucciolotti. Io, come sempre, non posso non chiederti un Iniziamo aneddoto. subito con l'aneddoto, Dai, oppure sulla storia di questi dai. Allora, chihuahua. sì, te le dico insieme. Dai. Allora, una piccola prefazione sull'origine che è importante. Allora, il Chihuahua, lo sappiamo tutti, è un cane di origine messicana che viene proprio dallo stato del Chihuahua e chiaramente è conosciuto da tutti. Diciamo l'origine di questi cani, andiamo nell'era precolombiana. Ed erano praticamente, non erano così assolutamente, erano dei cani che ancora oggi esistono, si chiamano i Techichi, che sono simili al Chihuahua, un pochettino più robusti. E praticamente avevano una cosa in comune con i Chihuahua di oggi, avevano il cranio, praticamente le due ossa del cranio non si uniscono, rimane uno spazietto aperto che si chiama mallera. E tutt'oggi anche ai Chihuahua rimane questo spazio. Che non si unisce. Praticamente che cosa c'è? La leggenda dei Toltechi, che era il popolo che abitava le zone dove è nato il Chihuahua, si diceva che il Tequiqui, che era diciamo, il precursore del Chihuahua, accompagnava i suoi cari, i suoi padroni defunti, verso l'aldilà, proprio perché aveva questa parte del cranio aperta, è come se fosse stato un aiuto spirituale ad avere, diciamo, il merito di accompagnare il suo padrone all'aldilà. E quindi erano anche, diciamo, una sorta di cani sacri. Ma perché tremano così? Adesso Allora, il tremore assolutamente non è per il freddo. Noi l'abbiamo si è vestito punto calmato. perché comunque il tempo oggi non è molto Infatti caldo e abbiamo quindi messo anche la sì, noi copertina. abbiamo fatto bene. Diciamo che virgola c'ha il pelo lungo perché sono due varietà di Chihuahua. Lui è un super toy a pelo Ah, quindi ci raso. sono varie taglie di Chihuahua. Sì, allora la razza è solo Chihuahua. Come molti pensano che esiste una razza super toy, una razza toy, No, non è la vero razza è niente. sempre la È solo stessa. Chihuahua. Queste, diciamo, denominazioni super toy, T-Cup oppure toy sono date soltanto per la loro dimensione, perché chiaramente c'è uno standard minimo e uno standard massimo che va da 1,5 kg a 3,5 kg. Allora, in questa, diciamo, frazione di peso si dividono queste, diciamo, queste denominazioni di taglia. Però la razza è solo il Chihuahua. Non esistono razze che si chiamano Super Toy o Toy. Chihuahua. Poi la taglia viene denominata con queste, diciamo, Super Vedi che Toy. mentre raccontavi l'aneddoto è uscito anche un po' di Meno sole, eh? male. Io volevo sapere che carattere hanno i chihuahua, perché io li vedo sempre molto fermi, sempre accanto al loro padrone, sempre in braccio. Sono cani calmi oppure giocano e si comportano anche come gli altri cuccioli? Allora, praticamente anche loro sono, vedi, sono tranquillissimi perché li abbiamo spostati dal loro posto usuale, che stanno in allevamento, quindi hanno loro il box dove sono dei pazzi, cioè è un movimento frenetico continuo. Però hanno una cosa, quando non conoscono oppure non si sentono in condizioni di muoversi liberamente, sono molto timidi e si frenano, quindi sono, vedi, è immobile, virgola non si muove. Tremano anche molto, Il tremore perché è verrebbe di pensare che tremano per il per il freddo. freddo, no, non è così. Tremano perché sono timidi e quindi hanno questo tremore che li fa un pochettino agitare, ma non è niente di più. Se noi li avessimo in braccio per un paio d'ore, incomincerebbero a salirci addosso e fare altri movimenti.